Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, pregare in me, poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti, per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio. Mamma Santa, Mamma Santa, fammi fare vita per me nella tua vita volontà, nella divina volontà, fammi da mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cielo, volume 4, capitoli 71 e 72, 31 giugno e 5 luglio del 1901. Trovandomi nel solito mio stato, per poco tempo si è fatto vedere il mio dolcissimo Gesù tutto trasfuso in me e mi ha detto: Figlia mia, vuoi sapere quali sono i segni per conoscere se l'animo possiede la mia grazia? Ed io: Signore, come piace la vostra santissima bontà? Onde ha replicato: Il primo segno per vedere se l'anima possiede la mia grazia è che in tutto ciò che può sentire o vedere nell'esterno, che appartiene a Dio, nell'interno sento una dolcezza, una soavità tutta divina, non paragonabile a nessuna cosa umana e terrena. Succede come a quella madre che anche al respiro, alla voce, conosce il parto delle sue viscere nella persona di un figlio e ne gongola di gioia, come a due intime amiche che conversando insieme si manifestano a vicenda gli stessi sentimenti, inclinazioni, gioie, afflizioni, e trovando una nell'altra le sue stesse cose scolpite, ne sentono un piacere, un gaudio, e ne prendono tanto amore da non sapersene distaccare. Così la grazia interna che risiede nell'anima,
Nel vedere esternamente il parto delle sue stesse viscere, ossia nel rincontrarsi in quelle stesse cose che formano la sua essenza, si combacia insieme e fa provare nell'anima tale una gioia e dolcezza da non sapersi esprimere. Il secondo segno è che il parlare dell'anima che possiede la grazia è pacifico. E tiene virtù di gettare negli altri la pace, tanto che le stesse cose dette da chi non possiede la grazia non hanno recato nessuna impressione, nessuna pace, mentre dette da chi possiede la grazia hanno operato meravigliosamente ed hanno restituito la pace negli animi. Poi, figlia mia, la grazia spoglia l'anima di tutto. E dell'umanità ne fa un velo per starsene coperta, di modo che squarciato quel velo si trova il paradiso nell'anima di chi la possiede. Onde non è meraviglia se in quell'anima si trova la vera umiltà, ubbidienza ed altro, perché di sé non resta altro che un semplice velo. E vedono con chiarezza che dentro di sé è tutta la grazia che agisce e che retiene in ordine tutte le virtù. E la fa stare in continua attitudine per Dio. Stando con timore sullo stato dell'anima mia, tutto all'improvviso è venuto il mio adorabile Gesù e mi ha detto: figlia mia, non temere, perché io solo sono il principio, il mezzo e il fine di tutti i tuoi desideri. Con queste parole mi sono acquietata in Gesù. Sia tutto per la gloria di Dio e benedetto il suo santo nome. Secondo paragrafo che abbiamo appena letto è brevissimo, ma intensissimo. Il primo è un pochino più ampio, ma per meditarlo adeguatamente occorrerebbe molto molto tempo e molta molta sapienza. Sono delle rivelazioni non del tutto nuovo, insomma, perché sono le cose che Gesù dice molto profonde, sono deducibili, ecco, dagli insegnamenti classici, ecco, dei maestri di spirito. Però, come sempre, quando Gesù in persona fa una lezione di questo genere, apre tanti orizzonti. Un'anima sta in grazia, lo sappiamo dai principi generali, quando sta nella pace profonda e quando sta nel gaudio profondo. Gesù dice queste cose applicandole a delle situazioni e circostanze particolari. Ovviamente queste sono delle spie inequivocabili, per cui se noi non viviamo queste cose, adesso non vorrei dire non stiamo in grazia per non far troppo agitare le persone, però sicuramente dobbiamo lavorare. Diciamo che queste cose che Gesù dice sono i segni che danno, come dire, la certezza morale della vita di grazia, no? La loro assenza non deve turbarci, ma deve spingerci a entrare dentro noi stessi e a guardare dentro di noi cosa c'è bene nel nostro cuore. Ricordando che lo stare in grazia non è da considerarsi semplice conseguenza ovvia, scontata e naturale di una vita anche oggettivamente devota. Questo si sa.
Cioè, andare a messa anche tutti i giorni, farsi la comunione tutti i giorni, fare la confessione frequente, recitare tante preghiere, sono cose non buone, di più, buonissime, eccellenti, raccomandate, da praticare per accedere a una vita santa, ma di per se stesse non sono garanzia di essa. Perché? Perché possono essere praticate in maniera superficiale, formale, esteriore, quindi senza che ad esse corrisponda un autentico e profondo rinnovamento interiore, chiamiamolo così, non mi viene adesso un altro termine. Riscontro interiore. Sono mezzi, i sacramenti, la preghiera, ecco, non sono fini. Ecco. Per certi aspetti solo l'Eucaristia un po' è fine, quando però l'Eucaristia diventa vita della nostra vita, cioè quando uno fa la comunione e poi, come dire, entra in uno stato che non capisce più niente, per quanto è concentrato e assorto in Gesù, no? Così come anche l'adorazione. Solo l'Eucaristia ha questo aspetto, perché l'Eucaristia ci mette nella vita di intima unione con Gesù, che costituisce anche la quintessenza della vita dei beati. Ecco. Però, appunto, una comunione fatta in maniera superficiale, prendo st'ostia e me ne vado dal banco e poi me ne esco, me ne scappo subito, rientra, ecco, in quella tipologia di potenziali situazioni, ecco, critiche. Cioè che a fronte di una vita oggettivamente devota non corrisponda una feconda, viva, ecco, letificante presenza della grazia nell'anima. Ora, su da queste spie, tu sei capace di vedere in tutto Dio, cioè l'anima che possiede la mia grazia è in tutto ciò che può sentire o vedere nell'esterno, che sa che appartiene a Dio. Nell'interno sento una dolcezza, una soavità tutta divina, non paragonabile a nessuna cosa umana e terrena. Questo succede nelle cose che vediamo, soprattutto nel fiat creante, no? O che udiamo. Non ci vuole tanto, no? Come reagisci quando senti il canto di un uccellino? Come reagisci quando senti il battere della pioggia? Come reagisci quando senti il rumore del vento? Il flusso di un ruscello, di un fiume, le onde del mare quando capita di starci innanzi? I suoni tipicamente naturali, no? Il canto dei grilli o delle cicale, generalmente ci danno un po' fastidio queste cose qui, no? O a quello che vedi, quando vedi un fiore, quando vedi anche un insetto, no? Un insetto, per quanto possa essere magari fastidioso o poco gradito, in quell'insetto c'è un ti amo di Dio. Dio non ha creato quell'insetto così. Dio non fa cose inutili. E se uno fosse capace, e a quanto piacerebbe a me, insomma, di andare a studiare bene tutte le cose della zoologia, ecco, della biologia, della botanica, vedrebbe che anche l'insetto più insignificante ha una sua funzione nell'ordine del cosmo. E quel poco che ne sanno gli studiosi è qualcosa, ma sicuramente la realtà va anche al di là, no? Questi sono dati oggettivi, cioè se questa cosa non c'è in noi, non parte, non si avverte quella dolcezza, Gesù dice, quella soavità tutta divina, non paragonabile a nessuna cosa umana è creata, e lo spiega poi perché succede questo, perché se tu stai in grazia, la grazia è Dio, è la vita divina. Allora, siccome tutte queste cose le ha fatte Dio, le ha fatte Lui, tutte le cose che sono nell'ordine della creazione, no? Cioè,
dove noi sappiamo come esercizio, il giro nel fiat creante consistono nell'andare a prendere ti amo di Dio, ricambiare ti amo di Dio, mettere il nostro ti amo nella creatura, a riparare e estendere il nostro ti amo a tutte le creature intelligenti che mai l'hanno messo, no? Questo all'inizio è un esercizio, e come poi diventa, come dire, una sorta di reazione naturale a quello che Gesù dice, no? Perché la grazia interna che risiede nell'anima, spiega Gesù, nel vedere esternamente il patto delle sue stesse viscere, ossia nel riscontrarsi in quelle stesse cose che formano la sua essenza, si combacia insieme. La vita della Madonna era così, cioè la Madonna vedeva Dio dappertutto. Quindi quando non stava in estasi o quando non andava, cioè dovunque si girava lo sguardo, con la sua casetta di Nazareth, casetta di campagna, quindi possiamo immaginare l'orto che aveva la Madonna, gli animali, che aveva sicuramente San Giuseppe, c'era un asinello, ecco. E dentro le case era stato qualche uccellino, qualche colomba, qualche ape, forse qualche rio di acqua, no? Dobbiamo immaginare la Vergine Divina Maria che gira in queste cose, dovunque si gira, ecco, contemplando la bellezza della creatura che il suo occhio sapeva scrutare, vede l'immagine viva del suo creatore e quindi passa, come dire, di gaudio in gaudio. Capiamo perché la vita nella Divina Volontà è un ritorno allo stato di giustizia originale nell'Eden, no? E questo o c'è o non c'è. Se non c'è, dobbiamo fare in modo che ci sia. Fino a quando questo non lo vediamo, non lo riscontriamo nella nostra anima, vuol dire che ancora è il tempo del lavoro ascetico, spirituale. Perché prima che questo diventi una cosa, come dire, connaturale, spontanea, si passa per la fase in cui l'anima deve prestarvi attenzione. E cooperare, insomma, con questa operazione che poi diventa connaturale all'anima. La seconda cosa è il parlare. Se una persona sta in grazia, il salmo che parla del Messia, che mi pare che fosse il 45, non vorrei adesso dire una sciocchezza. Tu sei il più bello tra i figli dell'uomo, sulle tue labbra è diffusa la grazia, ti ha benedetto Dio per sempre, no? Ci sono anche dei passi bellissimi dei libri sapienziali che in alcune messe mariane sono applicate alla Madonna, dove si parla delle sue labbra, della sua bocca e della sua voce come profluenti miele in sovrabbondanza. Possiamo immaginarci la voce di Gesù e di Maria? Sì, penso che possiamo immaginarla, ma arriveremo molto lontano, ecco, tutti quelli che l'hanno sentita dicono che sentire la voce di Gesù della Madonna sia un qualche cosa, appunto, che appena la senti ti proietta in un oceano, ecco, di pace assoluta, no? E perché? Ecco, perché sono voci, ecco, quindi formate dall'operazione delle corde vocali, ovviamente in base alla volontà di voler parlare e ai contenuti della parola che sono dati dall'intelligenza. Però sono corde vocali, sono emissioni di suoni di anime fuse con la divina volontà. E quindi dovunque Dio si trova, dovunque c'è la voce di Dio, e questo è un grande criterio di discernimento anche per noi, come dire, c'è una precipitazione di pace, insomma, quindi c'è una percezione sovrumana di una pace profondissima. Ecco, allora, se le nostre parole producono pace, tengono virtù di gettare negli altri la pace, è segno buono. Se questa pace non la gettano, non siamo ancora ben fusi con una profonda vita di grazia. Non c'è niente da fare. È così. Quindi questi sono riscontri oggettivi, no? Noi ce ne accorgiamo, insomma, se quando parliamo con una persona, il
il nostro parlare produce effetti benefici oppure produce effetti non benefici. Chiaramente questa qualità è espressa da tanti accidenti, no? Quindi un timbro della voce soave, pacifico, un tono della voce, come dire, sempre sereno, disteso, un volume della voce basso, non troppo basso, ecco perché troppo basso nella virtù, come sappiamo, l'eccesso è sempre negativo, sia nel troppo che nel troppo poco. Tono di voce moderato, quindi che si renda comprensibile, ecco. Che le parole che si dicono, quindi la qualità delle parole che si dicono, e il momento in cui si dicono. C'è tutto un mondo su cui fare l'esame di coscienza. E poi Gesù continua: la grazia spoglia l'anima di tutto, e dell'umanità ne fa un velo per starsene coperta. Questa era l'umanità di Maria Santissima, proprio in carne e ossa. Cioè il suo corpo santissimo era un velo che copriva un'anima completamente fusa e immersa nella divina volontà e assolutamente spogliata di tutto. Se uno chiedesse alla Madonna che cosa ti appartiene, non ti risponderebbe immediatamente nulla. Nulla. Perché tutto quello che ho lo ho nel divin volere, se Dio vuole, quando vuole, quanto vuole, finché vuole. Completamente distaccato da tutto ciò che non sia semplicemente la sua divina volontà. Ecco, se si squarcia quel velo si trova il paradiso nell'anima di chi la possiede. Ma proprio il paradiso, dice Gesù. E quindi, quando la vita della grazia è operante e attiva in noi, dice, la vera umiltà e la vera obbedienza non possono non starci, per forza che ci stanno. Non possono non starci. Ancora, dentro un'anima che sta in grazia c'è l'ordine delle virtù. Quindi le virtù ci sono. E sono ordinate proprio per ordine gerarchico. Sappiamo che al di sopra di tutto ci sia la carità, dice San Paolo, e anche negli atti che compiono, l'esercizio. La virtù è sempre il giusto mezzo tra il troppo e il troppo poco, e quindi in ogni singola virtù e negli atti che la caratterizzano, quindi nei costitutivi formali di essa, c'è appunto esercizio di virtù perché c'è sempre la sintesi tra il troppo e il troppo poco. Quindi non ci sono né esagerazioni in eccesso, né lacune o mancanze in difetto. E un'altra cosa fondamentale è che l'anima che sta in grazia sta in continua attitudine per Dio. Bellissima questa espressione, no? Quindi anche se non può pensare esplicitamente sempre a Dio, è sempre pronta, però è sempre sintonizzata ad entrare in dialogo con Lui, ad ascoltare la sua voce, tutte quante queste cose. Queste considerazioni sono, e questi insegnamenti di Gesù soprattutto, sono veramente altamente edificanti. E ripeto, stimolatrici di un profondo esame di coscienza. Ripeto, un esame di coscienza che non deve ingenerare turbamenti, preoccupazioni, tristezze o peggio angosce, se uno non si riscontra in queste descrizioni che fa Gesù, non vuol dire che uno non sta ipso facto in stato di grazia, no? Potrebbe darsi per un'anima buona che si trovi in uno stato di grazia, come dire, incipiente, minimale, e che quindi deve crescere e fino a arrivare a questi livelli. È operazione che chiede il concorso, come sempre, e la libertà della creatura. E come si fa il concorso? Nel compimento degli atti. Non hai ancora una voce aggraziata che produce la pace? Bene, fai attenzione quando parli di fare in modo che ci sia. E
Non hai ancora la capacità di allietarti e di entrare smiratamente in gaudio profondo per tutto quello che vedi, ebbene, mettici l'attenzione e comincia, sulla base delle cognizioni che abbiamo e delle conoscenze dal mondo del Divin Volere, a sintonizzarti con i Ti Amo di Dio, dovunque li puoi andare a prendere. Questo è un esercizio che dobbiamo fare in continuazione, anche nei rapporti con le altre creature, perché anche le altre creature umane intelligenti come noi sono i Ti Amo di Dio, no? Sempre lo sono. Nelle cose positive che hanno e a volte anche nelle cose negative che hanno, perché un Ti Amo di Dio spesso passa attraverso la croce e per darti una croce potrebbe il Signore nella sua sapienza anche utilizzare il difetto, che comunque come tale rimane, che ne dovrà rispondere comunque davanti a Dio della creatura, no? Quindi questa è una vita divina, cioè dove non si guarda più con occhi umani, ma con occhi divini. Sul mio blog si trova un articolo che mi hanno chiesto di scrivere le suore del settimanale di Padre Pio sulla Pasqua, che si chiama Con occhi nuovi, e che mostra proprio come la Pasqua, sappiamo che la Pasqua è appunto un passaggio dalla vita umana alla vita divina. Questa è la Pasqua, cioè la risurrezione. Ci sono dei passi anche di Luisa bellissimi, no? Che fanno proprio capire come la risurrezione segna il passaggio dalla vita nella volontà umana alla vita nella volontà divina, dove si fanno tutte le stesse cose, si vivono tutte le stesse cose, ma tutto quanto è trasformato, è tutto quanto appunto guardato, vissuto con occhi nuovi. Ecco poi un'altra spia. Questa frase si può applicare anche per le anime devote senza paure alla Madonna. Quando noi siamo incerti sullo stato della nostra anima, no? Qui Luisa dice: stando con il timore sullo stato dell'anima mia, viene Gesù e mi ha detto: non temere, perché io solo sono il principio, il mezzo ed il fine di tutti i tuoi, attenzione, desideri. Allora, il desiderio, altre volte abbiamo già avuto modo di meditarlo, è una spia fondamentalissima dell'anima, dello stato di un'anima. Dove sono i tuoi desideri? Chi desideri? Cosa desideri? Gesù può dire che è il principio, il mezzo e il fine di tutti i tuoi desideri, cioè che partono tutti da lui, d'accordo? Vengono tutti quanti convogliati per mezzo di lui a retto fine e terminano in lui. Quando il Signore o quando anche la Madonna si avvicinano ad un'anima e desiderano elevarla a grande unione e intimità con loro, e loro sono dei maestri unici nell'eccitare i desideri, nel provocare i desideri, proprio provocarli, cioè agire in modo tale che quei desideri siano arroventati, siano polarizzati verso di loro, perché non c'è niente di più potentemente attrattivo del cielo quanto il desiderio. Il Verbo si è incarnato nel seno della Vergine Maria, certamente perché in lei c'era il dono della divina volontà, altrimenti non sarebbe mai disceso. Ma lo ha fatto anticipando i tempi, e questo sembra un dato attendibile. Perché? Perché la Madonna non pensava ad altro dalla mattina alla sera e stava in continuazione in atto di dardeggiare la Santissima Trinità col dire: manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia, manda il Messia, desiderandolo follemente, desiderandolo perdutamente, desiderandolo immensamente. E lo ha fatto scendere a un certo punto. Dio provoca i desideri perché lui stesso poi non resiste al desiderio della creatura, non certo perché, ma perché di esso si compiace, perché noi siamo stati creati per entrare in questo intimo, attivo, fecondo, personale, cosciente, responsabile rapporto di amore con Gesù e con Maria. È il motivo per cui siamo stati creati. Quindi, se quindi quando staremo
ben radicati nella grazia e anche nella vita del Divin Volere, in ogni momento della nostra giornata, qualunque cosa stiamo facendo, si potrebbe e si dovrebbe rispondere con verità: cosa sto facendo? Sto desiderando Gesù e o Maria, sto amando Gesù e o Maria. Basta. Dici, ma come? Non stai facendo quel lavoro manuale? Ah, sì, certamente. Ma questa è la veste esterna di ciò che caratterizza il mio agire profondo, perché io sto facendo questa cosa per amore di Gesù e di Maria, per Gesù e per Maria, perché loro lo vogliono e perché loro me lo stanno chiedendo in questo momento, non per altro motivo. Che ci aiuti il Signore davvero a poter vivere queste cose, a farle nostre. Santa Vergine Divina Maria, il Signore ci ha aperto uno squarcio abbastanza grande su quella che era la tua vita. Tu sei la piena di grazia. Quindi le cose che abbiamo meditato in te si trovavano all'ennesima potenza, all'ennesimo livello. E anzitutto le anime a te consacrate, a te devote, hanno come fine e anche come compito perentorio e anche come desiderio da effondere quello di diventare un'altra Maria vivente, parlante, operante, una tua copia vivente, assumendo, ecco, non soltanto l'esteriorità delle consacrazioni, no? Ma andando al cuore, quindi bussando alla porta del tuo cuore, supplicandogli di farti conoscere per poter vivere la tua stessa vita. L'abbiamo comunque già qui trovata descritta, perché a questo tende la vita cristiana. O a vivere e o a vivere della vita e la vita terrena di Gesù. Questo noi lo desideriamo con tutto il cuore, dacci la grazia e la forza, perché fino a quando sarà necessario, ecco, che non ci sarà un così grande grado di stabilizzazione della grazia in noi, possiamo fare tutto il possibile, coadiuvando con l'azione della ordinaria, appunto, della grazia santificante, per giungere a tanto già soave stato di ubbidienza assoluta a Dio e a tutti quanti quelli che sono i suoi voleri, per essere poi pronti e disposti a ricevere, se lui vorrà, anche nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat, Ave Maria.